Salve a tutti e benvenuti nella cucina di Caterine. Cari amici, stavolta vi presento una ricetta semplice e molto saporita che potete preparare tutte le volte che avete voglia. Come già sapete, tutti gli ingredienti sono biologici e ben puliti, a parte le cosce di pollo che ho dovuto acquistare, quelli senza OGM, solita cosa, non si trovano facilmente. Le quantità per 4 porzioni sono 4 sovaccosce di pollo che le abbiamo fatto marinare un'ora prima. Per vedere la marinatura dovete guardare la mia ricetta sul mio canale Le ricette dietetiche alla Caterine, il pollo marinato al forno. 300 g broccoli, 5 patate pelate e tagliate che vi farò vedere dopo, il sale secondo i vostri gusti, mezzo peperone rosso e 40 ml olio extravergine di oliva. Procediamo. Facciamo tagliare il peperone rosso a pezzi, né tanto grossi, neanche tanto sottili, così. Tagliamo anche le patate. Così. Adesso mettiamo l'olio in questa pirofile, diamo una pennellata su tutta la superficie, mettiamo le cosce, mettiamo le sovracosce di pollo nella pirofila. Aggiungiamo anche i broccoli. Se avete i broccoli freschi sarà meglio, però noi non li abbiamo avuti, quindi abbiamo usato quelli surgelati, che va bene lo stesso. Aggiungiamo le patate. Cosparsi dappertutto. Aggiungiamo anche la marinatura cosparsa tutta la superficie e lasciamo cuocere per circa 40 minuti. Cari amici, questo è il risultato finale della nostra ricetta di sovracosce di pollo con patate e broccoli al forno. Se vi piacciono le mie ricette, iscrivetevi al mio canale YouTube Le ricette dietetiche alla Caterine, lasciate i vostri commenti in merito e mettete anche un bel like. Un abbraccio forte a tutti e alla prossima ricetta. Ciao!